Mi dicono che ci sia Motta, piace tantissimo Gudmundsson anche alla Juve. Potrebbe essere lui il sostituto di un bellissimo, bravissimo giocatore. Un 97 è il pari età di Chiesa, quindi non è giovanissimo. Però è un giocatore che piace tantissimo a Giuntoli e piace anche a Motta, che lo voleva già a Bologna quest'estate. Gudmundsson del Genoa. Gioca a sinistra, a destra, giocatore offensivo, ottima gamba e grande, grande personalità. Giocatore che ha fame questo. Però il Genoa spara 40 milioni esattamente come spara il Bayern Monaco per poter dare l'assenso alla cessione di Zirkzee, perché non rimarrà al Bayern, solo che il Bayern può riscattarlo a 40 e vorrebbe venderlo quantomeno ancora 40, quindi più o meno 40 milioni per Gudmundsson e 40 per Zirkzee. Solo uno dei due arriverà, perché Vlahovic penso che rimarrà per tanti motivi. Quindi o si prende Zirkzee, che è visto più come una seconda punta, una prima punta, ma si ha dubbi sulla convivenza con Vlahovic, oppure si prende Gudmundsson da mettere proprio come Chiesa, cioè un terzo offensivo davanti, giocatore che rientra col destro, giocatore tuttocampista anche, che può giocare anche più avanzato, meno avanzato, fa un gran lavoro. Quindi o gioca un'ala offensiva oppure Zirkzee, vedremo. Più che altro entrambi c'è forte concorrenza, perché Zirkzee ha anche degli interessi importanti in Inghilterra, su tutti Aston Villa, Arsenal, West Ham, che lo stanno assolutamente monitorando, un po' meno lo United, e mentre Gudmundsson vorrebbe ambire alla Premier League. In Inghilterra non hanno problemi a prenderlo, però si parla sempre di club di media fascia, quindi non di prima fascia tipo Arsenal, Chelsea, City ovviamente. Quindi comunque ci proverà la Juve e c'è la forte concorrenza soprattutto dell'Inter, che vorrebbe prendere Gudmundsson inserendo alcuni giovani che il Genoa prova, come Esposito, Zanotti e soprattutto Valentin Carboni del 2005, che ero in prestito a Monza, che è fortissimo. Quindi non sarà facile, vediamo. Comunque interessa molto Gudmundsson e Zirkzee, ma solo uno dei due, giocatori diversi, uno più attaccante, l'altro più alla sinistra, ma entrambi potrebbero coesistere nel modulo di Motta. Per quanto riguarda Calafiori, a differenza di quello che scrive Sport Mediaset, questo è importante, non mi risulta fatta perché non ci sono ancora le firme, la Juve deve discutere con il Bologna al di là di tutto, cioè deve comunque, dove c'è già una buona predisposizione, la trattativa è in fase avanzata, ma bisogna ancora decidere, come ho scritto, formula di pagamento e le contropartite da dare al Bologna per cercare di far quadrare i conti, perché il Bologna spara 25-30 milioni, potrebbe accontentarsi di un 20 più 5 bonus più l'inserimento di una contropartita, oppure di 15 più due contropartite, naturalmente come prestito con obbligo, in modo tale da ritardare il pagamento fra un anno, per dire. Comunque dovranno ancora sedersi le due società, ma è l'accordo col giocatore, la volontà del giocatore di venire alla Juve, quindi non lo metterei ancora per fatto, vista la questione Anderson, perché è fatto quando ci sono le firme. Ma la situazione mi risulta molto molto avanzata, come diciamo da mesi. Merito al secondo vocale che ti ho mandato, quello di 2.18, parlo di Gudmundsson e Zirkzee, credo che appunto lo stesso valore, ma uno dei due soli arriverà, ecco. Per quanto riguarda Jorginho, interessava moltissimo, ma si pensa che l'Arsenal possa rinnovargli il contratto, perché sta giocando titolare. Però comunque sempre in contatto con l'entourage di Giuntoli. Se dovesse tipo liberarsi a zero, la possibilità Juve sarebbe concreta, la più concreta in Italia. Giocatore comunque che darebbe esperienza e anche geometria in mezzo al campo, a mio avviso. Nel caso ci sono comunque delle alternative anche low cost da mettere in mezzo, proprio come metronomo per aiutare i fagioli della situazione, perché comunque con Mainers non è un regista, perché Samardžić non è un regista, e ci vuole comunque qualcuno lì in mezzo che aiuti e metta ordine, perché sennò Locatelli. E ti dicevo appunto che Jorginho potrebbe rinnovare con l'Arsenal, quindi però rimane sempre comunque una possibilità. E vai a vedere che la formazione che io ti ho scritto sul fogliettino, se sei riuscito a leggerla, non si discosterà davvero molto dalla nuova Juve dell'anno prossimo. Credo che uno tra Bremer o Huijsen partirà. Però Huijsen chiedono 40-45 milioni. Il mercato ce l'hanno i propri giovani della Juve, vale a dire Huijsen e Yıldız. Yıldız, incedibile, verrà blindato fino al 2029 con aumento di ingaggio e maglia numero 10, centro del progetto. Per Huijsen la Juve vorrebbe tenerlo, ma vorrebbe fargli fare un anno comunque ancora, essendo tante le partite, tra titolare e panchina. Mentre invece mi risulta che l'entourage e la famiglia vogliono subito un progetto per lanciarlo titolare. In effetti il ragazzo è molto bravo,
e comunque la Juve chiede molti soldi per venderlo, per fare plusvalenza, e comunque grandi interessi da parte delle straniere, Inghilterra, Newcastle, Borussia Dortmund, ma anche l'Atalanta l'ha chiesto nell'ambito Combiners. Quindi ci sono tante possibilità, vediamo però Isernes potrebbe partire sia lui o Bremer, anche perché Bremer comunque ha questa clausola valida per l'anno prossimo, ma se arriva a 70 milioni, uno con 70 milioni credo che possa partire. La Juve ha bisogno di cedere e comunque ha le valide alternative, quindi questa è un po' la questione. Ti tengo in caldo a prescindere da Solé, a prescindere da Combiners, il nome di Samardžić, che è sempre, secondo me, più vicino di quello che si pensi, specialmente se l'Udinese retrocederà. In ogni caso, nella lista di Giuntoli funziona per profili, cioè ci sono dei profili caratteristiche con dei primi obiettivi, però ci sono anche delle alternative. Per esempio, se Samardžić con l'Udinese dovesse rifiutare, ci sono problemi, stanno monitorando con quelle caratteristiche Zegrova del Lille, che è un giocatore kosovaro, sempre mancino, per farti un esempio. Poi, come esterni, stanno monitorando sempre Wanderson, agendo in silenzio, stesso procuratore di Danilo, brasiliano del Monaco, molto forte, giovane, però piace anche per dire sempre del Lille, dove Giuntoli è un po' di casa perché ha dei grossi contatti. Un altro portoghese terzino che si chiama Thiago Dias, può giocare a destra, a sinistra, molto giovane anche lui. Piace per esempio Patrick Dorgu, che è origini africane, però è danese, vede nel Nordsjælland, attualmente a Lecce, non piace solo la Juve. È un buon giocatore, può giocare a sinistra o a destra, e quindi ci sono diverse possibilità in questo caso. Per quanto riguarda il capitolo portieri, continuano a dire di Di Gregorio, e infatti il nome è concreto perché c'è Szczęsny che ha rifiutato la spalmatura del prolungamento, quindi Szczęsny potrebbe andare a scadenza se non trova squadra già quest'estate e finire il suo contratto e partire a zero tranquillamente il prossimo anno, facendo comunque sempre il primo, meglio alternandosi. Loro cercano comunque un secondo portiere che sia affidabile, ce l'hanno già che è Perin. Ma Perin Lucci, che è lo stesso procuratore di Calafiori, siccome è validissimo, potrebbe addirittura proporre di andare da qualche parte per giocare titolare. E a questo punto la Juve si muove prendendo un secondo portiere giovane che può fare il primario a Szczęsny, che ha l'ultimo anno, per poi giocare anche i prossimi anni. Portiere di affidamento, buon prezzo, e mandando via Perin a giocare eventualmente, se Szczęsny non trova una collocazione. E a questo punto le piste sono appunto Di Gregorio, con cui c'è diciamo così, un pour parler col Monza, però il prezzo è 20 milioni, si può inserire qualche contropartita, ma ci sono rapporti molto particolari col Monza, politicamente parlando, perché è molto vicino all'Inter, non si vedono di buon grado, eccetera. Galliani è molto furbo, quindi non è ancora definito, ma è una pista concreta. Ma a me risulta che il primo obiettivo di Giuntoli sia proprio strappare Alex Meret al Napoli. Visto che comunque è un po' ai margini, il giocatore avrebbe un accordo di prolungamento, gli scade questo giugno, ma potrebbe ha un'opzione di prolungamento di un altro anno con aumento di ingaggio però. Da questo punto di vista, visto gli acciacchi che ha avuto, visto che è anche molto criticato a Napoli, De Laurentiis potrebbe addirittura decidere di non rinnovargli. E in questo caso si getterebbe, essendo parametro zero, Giuntoli, che tra l'altro lo conosce molto bene, l'ha portato lui al Napoli dall'Udinese, per portarlo già alla Juventus, per dargli un ruolo già per alternarsi con Szczęsny e poi il prossimo anno eventualmente fare il primo portiere. Anche se l'obiettivo numero uno per il prossimo anno, perché non parte la prossima stagione, è Karnesecchi, che però costa troppo, cioè nel progetto Atalanta ormai costa dai 40-45 milioni, troppo. Capitolo Rabiot, mi risulta che proprio con il fatto che ci sarà l'addio di Allegri, il giocatore deciderà di dirsi addio alla Juventus, si diranno addio anche per l'ingaggio, Alexandro sicuramente via, Moise Kean sicuramente via, Kostic sicuramente via, ci sono tante partenze, Nicolussi potrebbe andare via o definitivo in prestito come contropartita, Miretti potrebbe anche rimanere per la questione della lista, idem Rugani, giocatore cresciuto nella Juve, Pinsoglio rimarrà anche per quel motivo qua come terzo. Tante cessioni. De Winter sono entrati 10 milioni da riscatto automatico dal Genoa. Il Genoa poi valuterà se cederlo facendo plusvalenza a sua volta in Inghilterra, visto che ha richieste, quindi magari a 25 milioni e ci guadagna pure. Entrerà fra un anno Rovella e Pellegrini, quindi con la Lazio buoni rapporti, comunque si vedrà. Quindi ci sono tante discussioni, tanto lavoro, tanta carne al fuoco e tanto lavoro da fare, anche e soprattutto in uscita.
Ti posso dire che Fagioli sarà al centro del progetto e potrà essere addirittura lanciato da Thiago Motta qualora sarà allenatore in mezzo al campo. Mi risulta che potrebbe davvero giocare titolare lui e sarà la sorpresa della Juve. Locatelli invece giocherà e non giocherà, insomma, verrà comunque valutato in un sistema di centrocampo nuovo creato dal nuovo allenatore. McKennie anche lui ha rifiutato il rinnovo, quindi ci sono delle vibes che dicono che appunto vibes negative, dei feedback negativi, dovrebbe tipo partire anche lui, potrebbe addirittura tornare in Inghilterra, c'è il Fulham che pista per lui e la Juve potrebbe ottenere dei soldi, magari 25 milioni, 30. Stesso discorso per Ealing, un giovane comunque la Juve ci potrebbe puntare, però il giocatore non vuole andare comunque a tornare in Premier League, non rinnova, chiede troppo e quindi a questo punto la porta è quella. E Ealing potrà anche lui a mercato in Inghilterra, potrebbe tornare, lui è under 21 inglese e ci sono club molto molto interessati, il Brighton per esempio, ma non solo. Tantissimi club, Fulham, quindi stesso che poi è interessato, come ripeto, anche a McKennie. Quindi ecco, queste sono un po' le questioni. Si può ridiscutere un prestito per Alvarez, se non acconsentirà Southampton, verrà lasciato ancora Southampton e vedrà il Southampton vedrà cosa fare. Per quanto riguarda Solé, o arrivano delle offertone di 45 milioni, oppure dipende, chi arriva prima con 35-40 milioni. Se arriva 35 per Chiesa, vende Chiesa. Se arrivano 50 per Sulé, si prende in considerazione. Ma l'idea è quella di provare Sulé comunque, perché piace molto a Thiago Motta come giocatore offensivo mancino a rientrare. Comunque può essere collocato nel progetto Juve, a prescindere dai Combiners, a prescindere dai Samardžić, che sono comunque mancini come Sulé stesso, che però è più offensivo di quelli appena citati. Ipoteticamente, pensiamo con Thiago Motta allenatore ad una possibile 11 nelle idee della Juve, cioè un 4-2-3-1 che può diventare anche un 4-3-3, con giocatori adattabili anche eventualmente per passare in certe occasioni anche a 3 dietro, quindi in un modulo a 3 dietro, ma si prediligerà un 4-3-2-1, scusate, un 4-2-3-1. Ipoteticamente pensiamo a un centrocampo a un portiere che è Szczęsny, che si alterna a Meret o Di Gregorio e terzo Pinzolio. A destra potrebbe giocare, se arriva uno, anche De Sciglio andrà via, tra parentesi, potrebbe giocare se arriva uno tra Van der Son e Thiago Diaz, oppure Cambiaso, che poi può essere adattato a destra, o Danilo, oppure anche Gatti può essere adattato a terzino destro, o anche Thiago Diallo, se dovesse rimanere, che ha fatto inizialmente la sua carriera al terzino, o lo stesso Weah, comunque potrebbe essere abbassato sia a destra che come alternativa a destra, come alternativa a sinistra. Lì giocava terzino sinistro basso di spinta. A sinistra il ruolo sarà occupato da Cambiaso, titolarissimo, che già a Bologna occupava quel ruolo con Thiago Motta. I due centrali, ecco, dipende. Se dovesse rimanere Bremer, piace la Croix del Wolfsburg come alternativa, ma molto costoso, un francese molto più alto e robusto di Bremer. Ma ammettiamo il caso che rimanga uno tra Bremer e Huijsen, potrebbe essere Danilo, centro mediano o Gatti, un po' come Boijkema nel Bologna, come caratteristiche, oppure Huijsen, ecco, se dovesse partire Bremer, per esempio. E Rugani, che rimane sempre un'alternativa valida, diciamo che può fare anche la panchina senza problemi, eccetera, potrebbe accettare un rinnovo spalmato, prolungamento annuale, oppure addirittura con ingaggio ribassato. Thiago Diallo è sempre lì comunque, che può giocare sia a destra che a sinistra, un po' come Huijsen, che è un ambidestro, quindi molto bene, si adatta sia a una difesa a linea 4 sia a una linea 3. A centrocampo mettiamo un Fagioli titolarissimo, che si può alternare magari con Locatelli, vicino Locatelli o un mediano che può arrivare, un regista che può arrivare, tipo un Jorginho della situazione, oppure che ne so, anche un giocatore low cost, non lo so, per fare un esempio, un giocatore che è un regista brevilineo fondamentalmente. Può esserci un giocatore che sostituisce McKennie più di fisicità e di corsa, può essere tipo Frendrup, anche se credo che uno, non Frendrup o Gudmundsson, uno dei due arriverà, solo uno dei due arriverà da Genova, oppure mi dicono interesse per Sulemana, che è un ghanese che gioca nel Cagliari, molto, molto bravo, di gamba, sostanza, eccetera. Varane Cea potrebbe essere ceduto, magari nella trattativa che porterà Gudmundsson eventualmente alla Juve. Poi mettiamo un Samardžić che farà una mezzala destra, mancino, che può fare raggiungere anche la fascia destra e rientrare, o fare il trequartista, eccetera. Poi con Meiners come giocatore di raccordo, mezzala di raccordo centralmente nel 4-2-3-1. A sinistra più offensivo Yıldız o lo stesso Gudmundsson, che può anche alternarsi a destra.
E naturalmente davanti Dusan Vlahovic o Milik, che potrebbe essere riconfermato perché si preferisce cedere Kane e non Milik. Giocatore che comunque è affidabile come riserva, non crea problemi, si fa sempre trovare pronto. E potrebbe essere preso anche un giovane attaccante, magari un 2006, da crescere, da sgrezzare, eccetera. Non dimentichiamo che abbiamo anche Azic, potrebbe fare l'esperienza in Under 23, o potrebbe essere ceduto addirittura in prestito annuale secco in una squalab di Serie A amico, come può essere per esempio il Frosinone, come può essere il Bologna stesso nell'ambito della trattativa Calafiori. Non dimentichiamo che Azic interessava a Sartori prima che venisse alla Juve, quindi tante sono le possibilità che si possono venire a creare. Fagioli stesso può giocare comunque come trequartista posizionale dietro le punte, giocatore di raccordo, quindi tanti giocatori che possono occupare diversi ruoli, come ha fatto un po' Bologna Thiago Motta, che in alcuni casi ha giocato per esempio con Giovanni Fabian trequartista, in altri casi come centrale regista di centrocampo. Quindi sarà comunque una Juve molto più dinamica, flessibile, con un'idea, un'occupazione di spazi soprattutto nel campo, cioè un concetto che non è stato molto preso in considerazione negli ultimi anni.